tutte ragazze, eccomi tornata con una nuova puntata della rubrica Cosa mi metto. E oggi ho deciso di scegliere comunque un abbigliamento total black. Infatti ho scelto questa maglia nera con maniche in pizzo e skinny jeans neri e poi ho deciso di abbinare degli accessori colorati e diciamo del mio colore preferito, che è il color Tiffany. Infatti ho scelto delle décolleté color Tiffany e una pochetta abbinata, e come accessori non potevano mancare appunto gli orecchini e il bracciale Tiffany. Quindi insomma, diciamo un outfit Tiffany. Anche per il trucco ho deciso di usare il nero e il color Tiffany. È un trucco molto semplice e veloce, ma che come vedete rimane anche molto elegante. E spero che vi piaccia. Fatemi sapere con, al solito con un commentino e vi lascio al tutorial. Ciao! Ah, inizio applicando il correttore. Utilizzo questo correttore compatto della Sobio nella colorazione 01 Beige Clair. E lo vado ad applicare nella zona delle occhiaie. Come vedete ho parecchi rossori visto che ho preso il sole ieri e quindi vado a uniformare la pelle utilizzando questa cipria fondotinta compatto di Essence, che ha appunto il Makeup and Powder Wet and Dry, e utilizzo la colorazione 20 Natural Nude, e con la spugnetta che troviamo all'interno vado a tamponarlo un po' sulla pelle, andando così ad uniformarla un pochino. E la tampono anche sul correttore, così lo vado a fissare. E correggo anche qualche piccola imperfezione. Su tutta la palpebra vado ad applicare il primer e utilizzo questo qui della Moi, il Pro Base Eye Primer. Oggi correggiamo le sopracciglia in maniera diversa dal solito, visto che anche per il trucco occhi dopo andrò ad utilizzare questa palette grande della ELF. Se non sbaglio sono 88 colori. E prima infatti di utilizzare la classica matita Benecos che vedete sempre, utilizziamo un ombretto opaco marrone che si trova in questa palette appunto per le sopracciglia. Ed è questo ombretto qui. Con un pennellino angolato e vado a sistemare le sopracciglia. Anzi, come effetto lo preferisco anche di più, solo che non lo faccio quasi mai per motivi di tempo, perché comunque. Ah, passiamo al trucco occhi. Utilizzo su tutta la palpebra questo matitone della Kiko, andando ad utilizzare la parte color Tiffany. Se non sbaglio era di un'edizione limitata, non mi ricordo. Si chiama Vivid Eyes Casual and Eyeliner ed è formato appunto da un matitone nero e un matitone color Tiffany. E io andrò a fare applicare la parte color Tiffany su tutta la palpebra e poi lo sfumerò con le dita. Con un pennello di questi qui piatti ci vado a tamponare sopra un ombretto color Tiffany che prendo dalla palette che vi ho fatto vedere prima della ELF, ed è questo qui. In questo modo la matita sfumata durerà di più e sarà il colore ancora più intenso. Dell'occhio vado ad applicare questo ombretto in crema, che è il Color Tattoo della Maybelline nella colorazione Permanent Taupe, lo applico con un pennellino piccolo da sfumatura solamente nella piega, giusto per creare profondità.
provato un pochino ad intensificare, sempre con lo stesso pennello, con il colore Tease della Naked 2. Mentre sotto l'arcato sopraccigliare vado ad applicare l'illuminante Foxy. Sempre con il matitone di prima di Kiko vado a creare una riga di eyeliner con la parte nera. Che vado a sfumare con Blackout, sempre da Naked. Ovviamente con un pennellino angolato da eyeliner. Con una matita nera, non uso quella di prima perché è un po' duretta per l'interno dell'occhio, utilizzo questa qui della Be Chic e la vado ad applicare nella rima interna dell'occhio. Mentre sotto l'attaccatura delle ciglia, con un pennellino come questo qui piccolo da precisione, vado ad applicare il colore che abbiamo usato prima, color Tiffany, e lo sfumo. Infine, sempre con lo stesso pennellino, lo giro dall'altro lato, vado a prendere Booty Call. E ci crea un punto luce all'inizio dell'occhio. Lo sfumo verso il color Tiffany in modo da non far vedere lo stacco di colori. Infine applico il mascara e utilizzo questa mini size di Estée Lauder che è il Sumptuous Infinity. Questo è il trucco occhi terminato. Faccio l'altro occhio e torno. Il trucco occhi è finito e adesso finiamo al volo il viso. Ho intenzione di utilizzare esclusivamente un blush, proprio perché comunque di colorido già ne ho, quindi terra non voglio utilizzarne. Io utilizzo questo blush della Catrice che è il numero 50. Apropos Apricot, che è appunto questo color pesca con dei riflessi dorati all'interno. Infine sulle labbra, visto che comunque il trucco occhi è molto carico, vado ad utilizzare un gloss e utilizzo questa mini size della Urban Decay, quella che insomma era in dotazione insieme alla Naked 2. E questo è il risultato.